Ciao, buongiorno. Questo è il primo riassunto delle lezioni di storia dell'arte moderna del 2010-2011, lettera AL. E io sono Paolo Cohen. Abbiamo iniziato queste lezioni, per l'esattezza quelle che si sono tenute dal 18 al 20 di ottobre, parlando dei cosiddetti precursori virgolettati del rinnovamento che caratterizza la pittura italiana, la pittura in Italia, la pittura italiana all'inizio del Quattrocento. E questi precursori sono stati individuati in tre figure chiave: Giovanni Pisano, Giotto e Simone Martini. Di queste tre figure, per cui varrebbe la pena spendere un corso monografico soltanto per tratteggiarne le caratteristiche, abbiamo scelto un'opera ciascuna in modo tale da poter evidenziare quei fattori linguistici che poi sarebbero stati alla radice di quel cambiamento di cui ho parlato. Per Giovanni Pisano, quest'opera si è scelta come opera il Pulpito di Sant'Andrea a Pistoia del 1301, vi prego di andarvelo a rivedere sul manuale di medievale, evidenziando alcuni punti importanti, per esempio l'autocoscienza dell'artista, così come viene fuori dall'iscrizione all'interno del pulpito stesso. Il legame con l'antico, molto particolare, che prende l'avvio naturalmente, prende le mosse dall'educazione con il padre Nicola, dal 1260 in poi, quindi ben dentro il 200, ma che poi verte e prende delle declinazioni tutto affatto diverse. Basti pensare a quei modelli del terzo secolo di ritrattistica classica, romana naturalmente, che sono fondamentali anche dal punto di vista squisitamente tecnico per Giovanni, per esempio nell'uso del trapano corrente. Molto importante poi è l'aggiornamento sulla plastica francese contemporanea, attraverso vari strumenti di trasmissione, per esempio gli avori, ed infine la capacità di rivitalizzare questo repertorio attraverso una potentissima energia interiore, a tratti quasi violenta, come si vede, come ho fatto vedere nelle statue del Duomo di Siena, che è sotto questo profilone, o all'interno dello stesso pulpito di Sant'Andrea a Pistoia. Per esempio, in particolare della strage degli innocenti e della crocifissione. Giotto. Non si poteva non partire per Giotto dalla Cappella dell'Arena. Siamo nel 1303, giugno 1303, giugno 1305. E lasciando ad un allievo della classe specialistica magistrale delineare la figura complessiva di Giotto. Qui abbiamo evidenziato alcune caratteristiche che, se per Giovanni sarebbero state riprese massimamente da Donatello, per Giotto sarebbero state, e più tardi saranno, riprese soprattutto da Masaccio. Parlo naturalmente della plasticità, della volumetria della figura umana, dalla capacità di resa illusionistica di alcuni dettagli della Cappella dell'Arena. Il manifesto di questo, come già notava Longhi e già notava Pietro Toesca, è naturalmente nei finti coretti vicino al presbiterio, Giotto spazioso, la particolare valenza dei valori luminosi e cromatici, un'eccezionale capacità di gradazione e anche alcuni colori particolarmente squillanti che saranno importanti poi per Beato Angelico. E infine, dal punto di vista proprio del contenuto, espressivo, questa potente carica sentimentale. Giotto è un artista che è capace di rendere i valori psicologici dell'immediato, farli diventare dei valori universali. Infine Simone Martini, abbiamo preso La Maestà del Palazzo Pubblico, che è il caposaldo del suo catalogo, 1315, anche se ci sono successive interventi e rilavorazioni. La Maestà è un momento chiave per la costituzione più tardi del cosiddetto gotico internazionale, soprattutto quella particolare ala del gotico internazionale che prende le mosse da Avignone.
Grazie, sappiamo bene che Simone lavorerà più tardi ad Avignone e che ad Avignone lavorerà come l'ex a suo tempo Enrico Castelnuovo Matteo Giovannetti. Le caratteristiche che abbiamo posto in evidenza del linguaggio di Simone sono l'estrema preziosità, sia lineare sia anche cromatica, che in parte derivano non solo dal discepolato, almeno nella bottega, nella cerchia di Duccio di Boninsegna, ma va citato anche Memmo di Filippuccio, in questo senso, una figura apparentemente minore. Ma oltre a questo ci sono gli smalti francesi, l'orificeria, che è importante anche l'orificeria senese contemporanea, che è importantissima, per esempio, non solo nei dettagli che abbiamo appena detto, ma anche in altre parti dell'opera della Maestà, come per esempio le corone, le aureole intorno ai santi. E poi è importante anche Giotto, perché al di là della classica distinzione fra scuola fiorentina e scuola senese, a questa altezza Simone dimostra di guardare con estrema attenzione a quel che va facendo Giotto a relativamente pochi chilometri di distanza, come si vede dalla resa prospettica, anche se non è una prospettiva geometrica, lineare, misurata, non solo delle figure scalate in profondità, ma dello stesso baldacchino. Quindi, per chiudere questo primo riassunto, andatevi a rivedere, per andare oltre successivamente nel corso, queste tre figure.